Poi l'ha provato l'Italia, l'ha preso 0. Sole comincia a farsi sentire anche verso all'ombra. Pareggio della Danimarca 1-1. Splendido Will Smith, qualcosa. Comunque non finirà l'Europeo né dell'Italia né della Danimarca, al massimo si finisce nella seconda parte del tabellone, quella dei perdenti, diciamo, mettiamola così.
tecnico tutte le maglie, i completi delle 8 nazionali, e anche a Pier Francesco Lazziolla della WSB Sports, che invece ha costruito la gabbia che esattamente voglio distruggere in questo momento per festeggiare questa cosa. Fischio abbastanza deciso del direttore di gara. La posizione impossibile.
diretta con la Danimarca, che dunque passa il turno, rimane nella fase dei vincenti, mentre invece l'Italia è costretta a scivolare dalla parte opposta del tabellone. Il direttore di Gazzetta sta compilando. Okay. Siamo qui con Suelo Smani, capitano della Danimarca. Hanno vinto la seconda partita, quindi si qualificano. Hanno superato l'Italia. Suelo, ha detto sono è molto contento di come sta giocando la Danimarca, gioca bene davanti, gioca bene dietro, gioca la squadra e questo sta facendo la differenza. Ha fatto anche molti gesti tecnici, un gol come l'H, quella giocata che ha fatto il compagno di squadra, quindi mischiano tattica e tecnica. What do you think about the other teams if you're watching? Detto insomma che sta guardando anche le altre squadre, c'è un buon livello più alto rispetto all'anno scorso e è molto curioso di vedere l'Olanda, anche se all'Olanda manca qualche vero giocatore. Yeah. Thank you, Suel. Ok, continuate a seguire.